Dopo una laurea in fisica alla Normale di Pisa, Roberto Battiston lavora per alcuni anni al CERN di Ginevra, il più grande acceleratore di particelle del mondo. Poi realizza esperimenti per indagare sui componenti più misteriosi dell'universo, l'antimateria e la materia oscura. Dal 2014 al 2018 è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Oggi è professore di fisica sperimentale all'Università di Trento. Professor Battiston, da piccolo sognava di diventare musicista e poi invece si è occupato di astrofisica. Da scienziato è riuscito ad ascoltare la musica del cosmo? Lo spazio ovviamente è vuoto d'aria e quindi il suono a cui siamo abituati con le nostre orecchie non esiste, non si può ascoltare. Però gli scienziati hanno trovato tutta una serie di fenomeni di carattere astrofisico, come le pulsar, dei nuclei densissimi, stelle neutroni che girano velocissime su se stesse ed emettono onde elettromagnetiche a una frequenza che, trasformata in segnale sonoro, è udibile, quindi possiamo sentire il suono di ogni singola pulsar, ognuna con la sua voce, con la sua nota caratteristica. Recentemente le onde gravitazionali, che anch'esse possono essere trasformate in un suono, anche se ovviamente suono esse non sono, e un suono di bassa frequenza, dei fischi, dei leggeri sussurri, è quello che io chiamo lo scricchiolio dello spazio-tempo, può essere trasformato in un suono che noi ascoltiamo. Tra i misteri dell'universo ancora da risolvere c'è quello della materia oscura. Ci spiega di cosa si tratta? Da circa 70 anni ci siamo accorti che ciò che noi vediamo nello spazio, stelle e galassie, è solo una piccola frazione della massa complessiva che compone l'universo. C'è una grande parte che abbiamo battezzato materia oscura perché sappiamo che non corrisponde agli atomi, alle molecole, alle particelle che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Di che si tratta? Di una frazione che è probabilmente 6 volte la quantità di materia normale, che è quella di cui siamo fatti. Non solo, ma abbiamo anche capito, sempre studiando l'universo a distanze cosmologiche molto molto grandi, che esiste anche un'energia nascosta all'interno del vuoto che forma il cosmo, e questa energia è dominante su tutto il resto dell'energia che compone il cosmo stesso. Ma non riusciamo a trovare di cosa sia fatta la materia oscura. La cerchiamo sotto il Gran Sasso, all'acceleratore del CERN, nello spazio con AMS. Fino adesso la risposta è stata che non capiamo di cosa sia fatta, anche se ne vediamo gli effetti nel movimento delle stelle e delle galassie. Un grande mistero che aspetta menti giovani con idee nuove per essere risolto. Quali sono ancora i problemi da risolvere per poter un giorno inviare equipaggi umani nello spazio profondo, per esempio verso Marte? Il nostro organismo si è sviluppato sulla Terra in un contesto in cui la Terra è separata dallo spazio da circa 100 km di atmosfera. Sembra trasparente, sembra qualcosa che non è importante, ma in realtà è l'equivalente di alcuni metri di alluminio, cioè proprio un blocco trasparente per tutta la radiazione che invece è presente nello spazio. Nello spazio abbiamo particelle di altissima energia, cariche, abbiamo raggi gamma, abbiamo raggi X, abbiamo neutroni che percorrono lo spazio in tutte le direzioni, sono i famosi raggi cosmici, e se non siamo opportunamente schermati, alla lunga ci creano dei problemi di salute che sono l'analogo di un'esplosione come Chernobyl. L'atmosfera ci protegge da questo. In questa stanza, in questo istante, siamo attraversati da raggi cosmici, sì, ma a un livello 100-200 volte più basso di quello che gli astronauti sulla stazione spaziale fuori dall'atmosfera subiscono. Se uno viaggia per mesi in uno spazio profondo andando verso Marte, in circa un anno di viaggio accumula quella che si chiama dose massima che si può assorbire sulla Terra senza andare incontro a rischi di danni di tipo tumorale. Quindi se uno sta molto lungo sullo spazio, in satelliti come la Luna senza atmosfera o su pianeti come Marte con un'atmosfera molto sottile, si prende una dose di radiazione che dopo un anno o due, diciamo, potrebbe dare luogo a delle malattie di tipo molto serio. Non è facile proteggersi da questa radiazione perché è penetrante, riesce a passare attraverso svariati decimetri
frazioni di metro d'acqua, e quindi dobbiamo imparare molto in questo settore per schermarla, oppure per abituarci con opportune medicine a fare in modo che il nostro organismo si difenda da essa. Teniamo conto che esistono alcuni animali molto più resistenti di noi alla radiazione cosmica. Forse potremmo imparare a capire come fanno. L'attuale Meteosat nasce da una serie di satelliti realizzati dall'ESA fin dal 1977. Essi consentono di osservare e fotografare la Terra dallo spazio, individuando le condizioni del tempo del pianeta. Ma ciò che la scienza dello spazio è inoltre in grado di fare oggi è quello di fornire dati per combattere i cambiamenti climatici. In che modo? La presenza di satelliti che osservano la Terra e i suoi parametri fisici più importanti hanno dato un contributo decisivo a capire i modelli climatici e a portarci al famoso accordo di Parigi del 2015, in cui tutti i paesi del mondo, America inclusa, si erano messi d'accordo per lavorare assieme per limitare le emissioni e rallentare e piegare questa tendenza al riscaldamento globale. I satelliti saranno sempre più importanti in futuro. Si valuta che circa la metà dei parametri fisici che servono per i modelli ambientali vengono misurati con precisione solo dallo spazio. Quindi non possiamo capire cosa succede e cosa accadrà in futuro se non abbiamo degli strumenti spaziali in perfetto funzionamento e per lunghi periodi. Quindi per tutto ciò che riguarda l'ambiente, il clima, la tendenza all'inquinamento, il buco sull'ozono, lo spazio dà un contributo assolutamente decisivo. Lei è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e ha quindi lavorato a stretto contatto con i nostri astronauti. Quali sono le qualità richieste a chi vuole esplorare lo spazio? Gli astronauti, quelli italiani, ma non solo, li conosco bene, ne conosco tanti, sono persone straordinarie, ma sì e no, sono un po' come gli scienziati, sono animati da una grandissima passione. A differenza degli scienziati, che la loro passione la sviluppano in laboratorio per cercare di capire come funzionano le cose, loro la loro passione la sviluppano andando realmente nei posti più estremi in cui è possibile andare, cioè nello spazio in questo caso, per vedere da quel punto di vista come è fatto l'universo, per viverci dentro, per esplorare nuove frontiere. Si è fatto tardi, sono già in pigiama, è ora di spegnere la luce e andare a dormire. Sono persone che sacrificano molto per raggiungere questo obiettivo, ci impiegano spesso moltissimi anni, hanno una fondamentale formazione scientifica oppure tecnologica, spesso sono piloti dell'aeronautica, ma ripeto, sono persone deliziose e simpaticissime perché sono motivate da qualche cosa che non ha prezzo, la passione e la curiosità. Molti giovani ricercatori italiani si fanno strada in istituzioni scientifiche all'estero. Il fenomeno riguarderebbe ragazzi tra i 18 e i 34 anni di età. Essi rappresentano un terzo degli italiani all'estero. Il nostro paese sta perdendo le menti più brillanti. È la cosiddetta fuga dei cervelli. Perché è importante arginarla? E come si può ottenere questo risultato? La fuga dei cervelli è legata strettamente al tipo di ambiente nei quali i nostri giovani si trovano ad operare. I nostri giovani sono le antenne della società, percepiscono in anticipo quanto sia sincero o non sincero il messaggio che gli viene passato relativamente al loro futuro. Sono collegati, si parlano, hanno rapporti internazionali, vedono su internet, capiscono come va il mondo più delle generazioni che le hanno preceduti. Per cui la sfida è veramente grossa, altrimenti questa emorragia di giovani, in Italia è particolarmente evidente, non si fermerà. Dobbiamo essere più generosi, ma non perché vogliamo rinunciare gratuitamente ai nostri privilegi di generazione che ha già avuto e che ha già raggiunto un ruolo e un'influenza, ma perché sul futuro dei nostri giovani che si misurerà anche il nostro benessere. Perché il benessere della società ha bisogno della forza, dell'inventiva, della volontà e della passione delle nuove generazioni, altrimenti si spegne. Alla luce di questa situazione nel nostro paese, cosa consiglierebbe a dei giovani laureati in materie scientifiche? Dopo gli studi universitari occorre curiosare per il mondo,
magari andare all'estero, conoscere altre persone, cercare maestri. Non si fa la scienza da soli, non si parte dall'ABC per costruire poi le grandi scoperte contemporanee. Si passa un testimone, c'è sempre qualcuno che ti insegna qualche cosa che sui libri non trovi, un maestro o più maestri, una scuola, saltando da uno all'altro, mettendo assieme le varie informazioni con un pizzico di fortuna e tanta passione, fatica, insistenza, uno può arrivare a raggiungere degli obiettivi molto importanti. Ammiriamo i maestri senza però imitarli. Lei, professore, ha avuto dei buoni maestri? Me li sono cercati, alcune volte li ho trovati. La cosa fantastica è che io ho trovato dei miei maestri che non sapevo mai dove li avrei trovati. Li ho trovati nei posti più strani, nei contesti più diversi e ho capito che erano dei buoni maestri solamente quando ci sono andato a sbattere contro. Consiglierebbe a una giovane o a un giovane scienziato di fare ricerca spaziale? Io credo che se nell'inseguire la passione e il fascino della scienza, della ricerca, un giovane si trova ad essere particolarmente allineato nel contesto spaziale, è fortunato perché quello che può fare sarà molto bello e interessante. Chiaramente occorre essere costanti, occorre prepararsi bene, ma le opportunità ci sono sia a livello nazionale che internazionale. E l'esperienza che ci portano gli astronauti, senza necessariamente dover diventare un astronauta, e ci fa capire che è veramente una cosa che ci piacerebbe poter fare. Spesso Hollywood ha raccontato fantascientifiche avventure spaziali. Ma quali sono i film che le sono più piaciuti, da spettatore e da scienziato? Ci sono dei film che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia del cinema e del nostro modo di vedere lo spazio. Certamente 2001, Odissea nello spazio, è un film visionario e filosofico che ci proietta verso un futuro affascinante e misterioso. Ma se veniamo ai giorni nostri, il film che certamente maggiormente ha lasciato un segno nella storia del cinema e contemporaneamente nella nostra comprensione della scienza dello spazio è certamente Interstellar, che è stato costruito sulla struttura della relatività generale di Einstein e permettendoci di vedere come la realtà fisica sia molto più affascinante, complessa e sorprendente di ogni racconto fantascientifico. Grazie a Kip Thorne, il fisico che ha poi avuto il premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali, e a Nolan, il grande regista, che ha messo insieme questo incredibile film, noi siamo riusciti veramente a entrare nella realtà tramite il cinema, tramite la ricostruzione cinematografica, come nessuno mai è riuscito a farci capire. Un grande film che emoziona, ma che fa anche capire come è fatto il mondo che ci circonda. Non andartene docile in quella buona notte. Infuriati contro il morire della luce.